La dea fa il colpaccio, vince a San Siro e si guadagna le semifinali dove affronterà la Fiorentina, Atalanta che ribalta l'iniziale vantaggio del Milan e festeggia questo passaggio del tunnel in una partita giocata con intensità, giocata in modi diversi ma alla pari. E dove tutto sommato la vittoria ci può stare, il pareggio magari sarebbe stato più giusto, per quanto il Milan ha prodotto poco in termini di occasioni concrete, di occasioni reali, però tutto sommato non ha neanche fatto una partita da non ha neanche fatto una partita bruttissima come a lunghissimi tratti la Roma, per esempio. Milan che ha schierato tra l'altro Maignan tra i pali, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez e Jimenez in difesa, Musah e Reinders a centrocampo con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a supporto di Jovic. Atalanta invece con Karnesek in porta, Kolasinac, Jim City e Scalvini in difesa, Ruggeri, Ederson, Deron e Holm a centrocampo con Koopmeiners a supporto di De Ketelaere e Miranchuk. In realtà Milan che in non possesso si è messo a 5 con Musah che faceva il quinto a destra, diciamo, andando subito in pressione in avanti su Ruggeri, cercando di non lasciare la giocata al quinto avversario, perché è una soluzione che l'Atalanta punta spesso, quello di andare su Ruggeri, che poi parte, palla al piede e avanza sulla fascia, e quindi anche per quello credo abbia schierato questa difesa a 5, una partita come detto abbastanza equilibrata, subito nei primi 20-30 minuti, anzi primi 15 minuti si lotta molto a centrocampo sulle seconde palle, con l'Atalanta che tende a alzare più il pallone, il Milan invece cerca molto di fraseggiare, di giocare palla a terra, un Milan che poi prende in mano le redini del gioco, della partita, soprattutto nella fase centrale del primo tempo, dove domina, recupera tanti palloni, sfruttando anche gli errori tecnici dell'Atalanta dovuti comunque a una buona pressione alta sul portatore e che hanno fatto sì che la Dea manifestasse un po' le sue difficoltà, soprattutto nella prima costruzione, è una squadra che magari si può andare a pressare forte perché non ha tutti i difensori di grandi doti tecniche o comunque nel palleggio. Dalla Cintola in su invece la questione è ben diversa. Una Dea comunque compatta che butta diversi palloni, ma tutto sommato subisce anche poco. Poi c'è stato l'episodio del possibile rigore Deron Gabbia, che secondo me ci poteva stare, contatto che tra l'altro fa infortunare entrambi, perché dopo quel contatto esce sia Gabbia e sia poi Deron, quindi abbastanza drammatico. Il rigore ci poteva stare perché Gabbia lo vede Deron, non è che non lo vede e si è messo a fare ostruzione, lì De Ron cerca il pallone, non ci può arrivare perché ci si mette di mezzo Gabbia, non è che De Ron si lancia addosso al difensore. Poi era stato anche un po', diciamo, sbilanciato da Reinders in quell'occasione, per cui è un rigore, secondo me, che su una scala da 1 a 10 è da 0,70, cioè da 75%, secondo me. Forse lo era ancora meno quello a cui poi effettivamente l'ha dato, cioè meglio il rigore che poi effettivamente ha dato l'arbitro all'Atalanta nel secondo tempo, ma adesso ne parliamo. A passare in vantaggio, forse nel miglior momento degli ospiti, è proprio il Milan che al 45esimo parte da Maignan, grande triangolazione tra Theo e Leao, quest'ultimo conclude e fa 1-0. Quando però sembra che il Milan abbia indirizzato la gara, dopo un minuto l'Atalanta pareggia con un'ottima azione sviluppata sulla destra, lavoro di De Ketelaere, cross di Holm e conclude molto bene Koopmeiners, riuscendo a fare così 1-1. Un'Atalanta comunque che ha dimostrato anche oggi di avere fisicità, di essere molto brava nei contrasti e questa bravura l'ha messa anche nel secondo tempo, giocando con intensità, con squadre più pericolose, anche perché le pressioni vengono saltate più facilmente, più agevolmente nel secondo tempo, e come detto arriva poi la situazione del calcio di rigore. Il rigore secondo me è dubbio, nasce da questa azione sviluppata dal basso in realtà, ma comunque cambio di gioco di Koopmeiners per Miranchuk, che poi viene atterrato da Jimenez. Come detto, allora Miranchuk sposta la palla, palla che non avrebbe mai preso perché era troppo lontana. Quindi anche se non ci fosse stato il contatto, secondo me non ci sarebbe più arrivato perché il pallone quando avviene il contatto era quasi fuori dalla linea di campo.
E detto questo, Jimenez prima prende il pallone, poi è vero, col ginocchio là a terra, però, cioè, paradossalmente mi sembrava più rigore quello di prima, secondo me. Però, alla fine è stato assegnato così, diciamo, hanno compensato in un certo modo, e Koopmeiners non sbaglia facendo così, doppietta. Poi Atalanta che abbassa notevolmente il baricentro col passare dei minuti, si difende comunque con compattezza, Milan prova questo giro palla da una parte all'altra, però come detto conclude poco e ha una sola occasione realmente pericolosa con Teo verso l'80esimo, però per il resto Atalanta che concede poco è brava sulle palle alte e poi si distende anche bene, riuscendo ad arrivare spesso alla conclusione da fuori, soprattutto verso il 70esimo, dal 60esimo al 70esimo l'Atalanta due o tre tiri da fuori li ha avuti importanti, dove poteva fare anche il terzo. Come detto, poi c'è stato anche il possibile rigore al 94esimo, lì neanche col check del VAR si è andati a rivederlo. Dall'unico replay che ho visto, non, la mano sembrava attaccata al corpo, cioè, come può uno saltare con le mani dietro? Io veramente è una cosa che non mi spiego, perché cioè, devi avere una coordinazione che, boh, comunque, rigore che secondo me assolutamente non c'era, tocca con il braccio, ma ripeto, dove deve ficcarsela quella mano? Così. Per evitare il rigore, tranciamoci gli arti, facciamo il calcio con gli arti tranciati e magari evitiamo di dare questi rigori. Comunque, questo è anche in altre situazioni. Tiri 10 a 1, cioè questo discorso vale per questo e anche per altre situazioni. Tiri 10 a 11, tiri in porta 5-5, possesso palla 62-38, occasioni pericolose 2-3, bene Kolasinac che secondo me ha lavorato molto bene nelle letture, negli anticipi, abbastanza quasi sempre puntuale, bene anche Holm che ha, secondo me, nell'uno contro uno vinto il duello con Jimenez in generale e tutto sommato ha tenuto bene anche difensivamente, proponendosi spesso anche davanti con gamba. Male invece De Ketelaere, che ha sbagliato abbastanza tecnicamente. Certo, spesso il lavoro spalla alla porta non è suo mestiere, però poteva fare di più, così come anche Jovic che 2-3 appoggi di troppo li ha sbagliati, tutto sommato si è visto molto poco. Cercato poco, ma anche lui si è proposto sicuramente poco. Detto questo, io mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.